Vai, vai, vai. Qua, per esempio, è un sottostress minimo per una persona che pratica da me da 2 mesi, 3 mesi. Quindi, quando si dice, ma le tecniche veloci, devi farle veloci, se no non capiscono. Allora, due cose. La velocità si raggiunge con gli esercizi fatti in slow motion. E su questo non ammetto nessun tipo di discussione. Quindi, nel momento in cui l'allievo impara a fare gli esercizi in slow motion, impara a fare questo. Nella realtà, le tecniche non usciranno mai pulite. Non usciranno mai pulite. Usciranno al 20, al 10, al 30, ma possono essere necessarie per salvarsi la faccia, la pelle a volte. Quindi, non esiste nessun tipo di tecnica che esce al 100%. Le tecniche fatte sotto stress, graduale, sono le tecniche che rimarranno più impresse nella mente, per esperienza personale. Okay. Quindi, molto sotto stress, d'accordo, ma prima del sotto stress, molto allenamento in slow motion per imparare la memoria muscolare. E poi, man mano, gradualmente si va avanti. Quindi, non esiste insegnare a una persona veloce dall'inizio, non esiste, non rimarrà niente, rimarrà solo degli errori. Questa è la mia opinione personale, questo è tutto. Va bene? Ciao. Grazie a Francesco, naturalmente.